il mio amore per la vita. Ero fermo, immobile. La vista si annebbiava, ma il ritorno in campo lo vedevo scolpito in un'immagine costante, in fondo al tunnel. Andate e ritorno. Tic, tac, tic, tac. Inarrestabile e ignaro, scandiva i battiti del mio alleato nemico, il tempo. Sentivo il mio corpo uscire dall'anima, fuori dai blocchi del pensiero logico, incubo e sogno in un cerchio concentrico. Una risposta mentale mi conferiva la certezza razionale. Scatenata fantasia, precipitavo in caduta libera. Un forte condizionamento legato agli sguardi della gente e la paura di esprimere la mia debolezza. Un turbine di immagini si infrangeva con arco riflesso nelle vetrate che volevo sempre aperte. La speranza era fuori dal baricentro del corpo. Avvertivo vibrazioni dalla testa ai piedi. Per uscire dalle emozioni negative ci voleva un comando. Le risposte precipitavano in volo. Il sentimento affiorava continuamente tra un passaggio e l'altro. Cercavo una via d'uscita oltre me stesso. Seguivo l'energia più elevata per oltrepassare l'opposizione. Lo sdoppiamento era ingestibile. Ero lucido in un dualismo impenetrabile. Il conflitto mi dava la forza di elevarmi verso l'alto. Il presente era tangibile e mi costringeva con strette maglie. Seguivo il punto più alto della scala per non sentirmi prigioniero. Non esistevano mezzi idonei e possibili, ma solo la speranza. Potenza dell'io, confortata da una complicità intravista in un mistico passaggio tra corpo e anima. Una voce interiore riflessa in un viso indefinibile. La nascita ha viaggiato in parallelo la distruzione. Uno sguardo avvolto in un cordone illuminato da una stella. La stella del mio destino. Un corpo da recuperare non muore. L'angelo della forza mi sosteneva e alimentava il mio fuoco interiore. Una divina meteora m'avvertì del passaggio nel sentiero impazzito. Un segreto celato in un bagliore. Guardavo finalmente dentro di me. Un passaggio improvviso mi catapultò alla soglia primaria della coscienza. Il mio cuore chiamava la vita.